Sanremo. Giovanissimo ma all'attivo un numero di collaborazioni e tra l'altro con cantanti importantissimi nella musica italiana, secondo me sarà da tenere d'occhio. Sul palco del Festival di Sanremo, Ercomi con noi, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi. Ti vedo molto rilassato, considerato che comunque sei insomma a poco dalla tua prima volta su questo palco così importante, non so se è un'impressione o se mascheri molto bene la tensione. Credo che sia solo un'impressione in realtà. No, sto bene, sono tranquillo, ma sicuramente la sentirò stasera, no? Non sono solito a pensare troppo al dopo, quindi per il momento mi vivo questa bella intervista e più tardi, quando ci sarà da pensare all'esibizione, avrò da pensarci. Ok, quindi vai step by step. Cioè no. non sei uno di quelli che si è portato il panico da casa già da una settimana, che non dorme o che fa... No, dai, fortunatamente no. Ok, molto rilassato. Andiamo subito a parlare della tua canzone, Insuperabile. Ci racconti un po' come è nata o cosa volevi portare, no, con queste atmosfere sul palco dell'Ariston? Allora, la canzone vuole parlare... Allora, musicalmente vuole essere un riassunto di quello che è stata la mia carriera fino ad oggi e soprattutto del mio ultimo album, che è un ibrido per eccellenza, quindi un mettere insieme generi e protagonisti, personaggi non per forza affiancabili, mantenendo però un fil rouge importante appunto, che renda coerente il tutto. E quindi il brano, sai, ha questo riff molto rock, ha questo ritornello molto melodico invece, quindi può avvicinarsi al pop, se vogliamo, ma le strofe hanno un approccio rap, quindi molto serrato, no? Quindi è mettere insieme delle carte che mi porto con me da un po', e io sono affascinatissimo dalla musica in generale, quindi qualunque cosa ascolti poi la porto in studio con me e viene fuori. Liricamente parlando, il testo invece parla di questa relazione di questo lui e questa lei, una lei travolgente, una lei bellissima, non per forza esteticamente, che rende però difficile la gestione di questa relazione. Un amore conflittuale, c'è questo parallelismo con le auto da corsa, quindi da lì tante immagini poi verranno fuori con l'uscita effettiva di stasera portando il brano. Sono sentimenti di vita vissuta o sono racconti immaginati? No, sono sentimenti, è difficile per me raccontare qualcosa che non ho vissuto a tutti gli effetti. Chiaro che poi molte volte li estremizziamo, però io non ho mai avuto una relazione così, no? Un po' alla buona, e quindi mi porto con me queste sensazioni, queste fotografie poi in studio. C'è sempre un senso dietro un rapporto per quanto mi riguarda e dietro una canzone. Condividerai questo palco con tanti, io dico colleghi, ma credo amici, nel senso che hanno collaborato con te anche in quest'ultimo album, ma anche Lisa, che non solo insomma nell'ultimo, certo. C'è un rapporto già, Irama, c'è Dargen D'Amico. Com'è l'atmosfera tra di voi? Cioè, vi siete sentiti in questa occasione? Vi ignorate? Allora, no. Purtroppo ci stiamo incrociando poco, però ci siamo sentiti, ci siamo incrociati per le prove a Roma piuttosto che in passato sempre qua a Sanremo. E sai, quando io collaboro con un artista è perché comunque c'è una sorta di rapporto, quindi a priori ci si è sentiti per un saluto, piuttosto che ero in studio con Elisa un mesetto fa, con Irama la stessa cosa, con Dargen abbiamo uscito un brano insieme, ma avevamo già collaborato. Mahmood e Blanco sono amici, e San Giovanni, insomma, c'è un bel mondo. Gianni Morandi l'ho conosciuto, lui mi ha fatto chiamare da un addetto della Rai per presentarsi, no? Il giorno delle prove, quindi c'era un clima molto familiare. Sei l'uomo che tutti vogliono, te ne rendi conto? Cioè, parlo artisticamente, tu veramente riesci a unire, cioè, una generazione, quella di giovanotti, no?
di Elisa, sì, volendo, con invece magari i più giovani. Tu d'altronde sei giovanissimo, perché comunque sei un under 30. Te ne rendi conto di questa cosa? È una cosa che ti dà una sorta di orgoglio? È una cosa che per te viene naturale? Come la vivi? No, detto è vero, ma non volevo dire è vero, unisco tutti questi punti, è giusto che lo dica qualcun altro eventualmente. È vero però che ho collaborato con Jovanotti, con Elisa, e però collaboro con i miei soci, colleghi coetanei, ma non mi chiedo molto, sicuramente mi rendo orgoglioso, sicuramente è atipico vedere un giovane che ha queste collaborazioni tanto strane, se vogliamo. Importanti. Importanti, sì. Sono orgogliosissimo, però non mi fermo un secondo, per me, sai, raggiungi una cosa, poi vuoi raggiungerne un'altra. Non ti fermi però, mai? Vedi, Provo a non fermarmi mai. Quindi, prego, prego. Ho sentito Jovanotti qualche giorno fa, mi faceva l'imbocca al lupo, piuttosto che Eros Ramazzotti, e poi Tedua, no, che è il mio caro amico di sempre. Quindi è divertente queste mie chat WhatsApp. È una gran fortuna. Ok, unisco anch'io i punti, domanda al volo, poi andiamo sulla serata dei duetti. Ti hai sentito Jovanotti da poco, con il quale hai già collaborato e siete comunque amici. Gianni Morandi chiede di poterti conoscere, di incontrarti, sì. Quindi la prossima collaborazione probabilmente sarà Arcomi e Gianni Morandi. Ma chi lo sa, non lo so. Sarebbe interessante fare qualcosa di bello con qualcuno con cui non hai mai collaborato. Insomma, per me è sempre importante la condivisione, e si è visto con le tante collaborazioni, soprattutto dell'ultimo album, perché ti contamini tanto, no? Ti conosci di conseguenza. A proposito di collaborazione, arriviamo alla serata dei duetti, dove tu hai deciso di portare un mostro sacro, Vasco Rossi, in un medley con il calibro 35. Quindi ti chiedo innanzitutto come è venuta l'idea, poi ti faccio un'altra domanda io a proposito della tua scelta. Guarda, mi rendo conto che ci vuole un gran coraggio. Io mi affascinava questa cosa così difficile, no? Sai, il Vasco è intoccabile. Però perché? Perché io, se penso a me, quando avevo 10-11 anni, oltre ai rapper del momento che ascoltavo, americani, italiani, che siano, c'era Vasco. Io ho questo grande amico che mi raccontava le scuole medie, della serata prima che andava a vedere appunto i suoi concerti col fratello maggiore, quindi mi ha influenzato lui tanto. Se penso alla persona, all'artista più ad hoc, insomma, era lui. Chiaro che poi vestire dei suoi brani e portarli al meglio è un altro discorso, speriamo di poterlo fare bene. I Calibro sono una band mozzafiato, lo conosciamo un po' tutti. Riprendevano molto il mondo cinematografico che abbiamo toccato con l'ultimo album, e quindi erano le persone più adatte, e poi sono dei professionisti incredibili. Vasco ti ha contattato, ti ha detto qualcosa per adesso a proposito di questa scelta? No, non mi ha contattato, però mi ha benedetto, tra virgolette, questo mi ha invogliato a stare un po' più tranquillo, ricondividendo questa esibizione che feci con Fiorella Mannoia, dove cantai Ridere di te. E insomma mi ha fatto un gran piacere. Non vuol dire nulla, però è un qualcosa di positivo da parte sua che può aiutare. Grazie mille Mirko Arcomi per essere stato con grazie. Noi speriamo di riaverti nel corso di questa settimana. Dai, me lo auguro, un abbraccio grande, bocca al lupo, ciao, viva.